Perché? Perché il cane, che è un cane generico, può essere considerato l'ausiliare, nel momento in cui incontra la beccaccia, normalmente, tanto per spiegare in termini più specifici, normalmente quando incontra la beccaccia, scusate che vi faccio un piccolo schizzetto così cerchiamo di capire meglio cosa volevo intendere, perché sono sempre venuto veramente, e non è sicuramente questa una realtà testata. Allora mettiamo in mezzo al bosco, qui c'è la beccaccia, chiaramente la beccaccia è comportata da una parte di sottobosco, che sia siano ortiche, che siano fagioli, quello che si vuole, ci sono comunque le piante di struttura, arriva il cane. A questo punto, se è un cane, se è un ausiliare o comunque un cane generico, la beccaccia è andata, poteva essere al pascolo tranquillamente in questa zona, in zona pastura, e automaticamente quando ha sentito l'arrivo del pericolo, lei, dopo aver fatto la sua postura, ha trovato un punto di dove si sente più sicura per potersi nascondere. Cosa succede? Il cane che arriva prende l'emanazione e lui la prima cosa che fa, non avendo né esperienza né tattiche né pratica, la prima cosa che fa ferma sulla pastura. Fermando sulla pastura, poi spiegherò la diversità dell'altro, fermando sulla pastura, che si pensa una roba utile, quando arriva il cacciatore, il cane, spesso spinto dal cacciatore, tende a fare passi, tende in quel momento a seguire la pastura per portarsi sulla beccaccia. In quelle situazioni la beccaccia quasi sempre, sono i momenti cruciali, lei che già ha deciso le sue uscite, perché può uscire in questa situazione qua, può uscire quando vedi tre soluzioni diverse, quindi lei cerca sempre il punto luce, non ha altre soluzioni. In conseguenza cosa succede? Il cane, muovendosi sulla pastura, dà tutto il tempo alla beccaccia di fare i suoi ragionamenti di monozia. Automaticamente, infatti, se noi parliamo con uno che va a beccaccia che non ha esperienza, o che comunque non ha grande esperienza, si sente che le risposte sono ma è partita, mi è partita dietro, è partita di lato, avevo una rama, avevo un tronco, c'era il pino, cioè una scusa c'è sempre. Ma non è una scusa, è una realtà, ma la realtà è data dal fatto che il cane è incapace. Il cacciatore sicuramente non è un bersaglio e ambedue stanno facendo il danno. Viceversa, parlando del cane specialista, che chiaramente deve essere prodotto, il cane specialista non può essere in mano a uno che non ha esperienza nel cacciatore. Il cane specialista, in mano a uno che abbia un minimo di esperienza nel cacciatore, lavoro con tutt'altra tecnica. Cosa succede? Il cacciatore, la prima cosa che fa un cacciaio, caccia con le orecchie. Gli occhi non servono, perché il cane non si vede mai. Non esiste un momento durante l'arco della caccia, a meno che non si cacci in qualche pallone, che nei tragitti di traverso del pallone, solo in quei casi, se no il cane non si vede mai, si sente solo. Il segreto più grande che può avere il decazzaio è quello di munirsi di campani, là ne ho portato qualcuno per far capire. Il campano, quando è fornito io dopo tantissimi problemi avuti quando ero ragazzino, però cercavo sempre di ingegnarmi visto che facevo designer, e ho cercato di creare mille soluzioni. Usavo un collare con due campani, con tre campani, in modo di poter sempre avere il campano che quantomeno mi dava delle soluzioni. Pur trovando delle migliorie, ma quando la perfezione ho creato il portacampano. Il portacampano cosa fa? Il portacampano tiene rigido il campano rispetto al collo del cane. Il cane nel momento in cui respira, basta solo che respira, non serve che si muova, lui fa muovere o poco o tanto, fa muovere il batocchio. Il batocchio, quando, anche se non batte, sfrega sulla campana, quando sfrega lui fa quel minimo di rumore. A quel punto io il cane non sento, lui può essere dove vuole, è chiaro che oggi col beeper si è migliorata la situazione, però spesso le beccaccie sparate una volta, due volte, tre volte o sparata da altri in precedenza,
kamikaze non tiene la ferma perché sente partire il pipa, sicché nel momento in cui si accorge di un animale così, solo il campano può risolvere la situazione.